Stai alla ricerca di un trattamento rinforzante per capelli che funzioni veramente? Adesso ti faccio vedere il metodo che utilizzo io. Servono pochi prodotti naturali, assolutamente io non uso cosmetici, si tratta di usare un prodotto che lavora in sinergia con una tecnica e ti spiegherò anche per quale motivo funziona. Funziona alla grande, ovviamente applicato con costanza, perché in natura non si corre, per ottenere risultati bisogna essere costanti. Allora, ti faccio vedere quello che è l'elemento principe, che ripeto, lavora in sinergia con la tecnica. E sto parlando di questo prodotto qua. Adesso non guardate la marca perché comunque non è una sponsorizzazione, quindi va bene qualsiasi marca. E sto parlando di questo che è olio di neem. Lo trovate comunemente in erboristeria oppure anche su Amazon. Questo penso di averlo comprato su Amazon e problemi col microfono, come al solito. Quindi questo qua è l'ingrediente principe che ovviamente non va usato puro. Adesso vi faccio vedere e vi spiego bene nel dettaglio. Quindi olio di neem è un olio 100% vegetale, deve essere puro, mi raccomando al 100%, e va benissimo anche per qualsiasi tipo di applicazione sul corpo, ma io lo uso soprattutto per i capelli. Poi mi serve un contenitore come questo che trovate comunemente dai cinesi, io non so dove l'ho preso, ce l'ho da tantissimi anni, che abbia un beccuccio così, però vabbè, non serve che sia fatto così. E questo me l'hanno procurato, adesso non so, forse di qualche tinta, deve essere di qualche tinta questo qua, io lo uso anche quando faccio il ritocco con l'ennè sulle radici per la ricrescita, quindi è molto comodo. Da usare proprio per i capelli, quindi vi serve un contenitore di questi e poi vi serve questo qua di cui adesso non ho la bottiglia, che è semplicemente un olio vettore che potete scegliere come volete voi, come preferite. Può essere un olio 100% mandorla. Io, ad esempio, in questo caso utilizzo perché costa molto meno e ha una funzione solo, diciamo, serve per distribuire i principi attivi dell'olio di neem, quindi può essere un olio anche molto neutro. Io utilizzo, mi trovo molto bene con l'olio di girasole spremuto a freddo per uso alimentare. Secondo me è fantastico perché non ha odore. Non ha colorazione, quindi diciamo che comunque poi comunque è ricchissimo anche di vitamina E. Io adesso qui ne ho esattamente 50 ml, quindi li ho già inseriti qua. E ogni 50 ml, dopo vi faccio vedere anche la tecnica, ovviamente. Io adesso ho appena lavato i capelli, quindi simulerò, però capirete molto bene. Allora, andiamo a inserire. Allora, dividiamo per 4, quindi la quarta parte di 50 ml. E andiamo proprio, allora vi dico, vi avviso, puzza tantissimo, però poi quando vi lavate i capelli sa di aglio quasi. È un ottimo deterrente anche per le zanzare. Tra l'altro questo qua ha veramente tantissimi usi, andate comunque a documentarvi sull'olio di neem. Credo si pronunci così, quindi io ne vado a mettere, andando un po' ad occhio, una quarta parte più o meno, ma adesso mi regolo un po' così ad occhio, però in realtà ci vorrebbe il bilancino che io ho, ma non l'ho portato su qua. Comunque adesso è un esempio questo qua, poi se voi siete più precisi meglio ancora. Ecco qua, quindi do una mescolatina e è pronto, questo qua è pronto, poi lo potete anche avanzare e utilizzare in seguito. Ecco, state attenti perché comunque questi tipi di oli irrancidiscono con le temperature alte. Adesso fa freschino, quindi non ci sono problemi. Allora, una volta preparato, che cosa vado a fare? Vado a inserire a goccia a goccia sul cuoio capelluto tutto il prodotto, quindi passo tutto il cuoio capelluto e usando i polpastrelli vado a massaggiare muovendo, scollando il cuoio capelluto, facendo anche e soprattutto queste operazioni qua. Vedete?
Cioè, deve sembrare quasi una parrucca. Ovviamente io ho una certa scorrevolezza perché lo faccio spesso. Questo è molto indicato per persone che hanno diradamento e che appunto hanno rigidità. Perché cosa succede? E adesso vi spiego perché funziona. Tra l'altro vi anticipo che sto studiando un testo per fare un video sulla calvizie. In generale, anche quella androgenetica, la calvizie, soprattutto quella degli uomini. Però riguarda anche qualche donna e sto ancora studiando questo testo, ma vi anticipo che uscirà questo video dove vi parlerò di un qualcosa che non è conosciuto, purtroppo esiste da tempo, ma non è conosciuto e riguarda proprio il poter risolvere il problema della calvizie. Comunque chiudo qua, non dico altro perché ripeto, sto ancora studiando il testo. Allora andiamo a scollare bene avanti e indietro e poi frizioniamo e piano piano facciamo scendere l'olio anche sulle l'olio che poi mi dite che non lo so pronunciare bene. Facciamo scendere fino sulle punte. Eventualmente poi possiamo anche creare un impacco vero e proprio se abbiamo i capelli secchi. Io insisto un bel po', almeno una ventina di minuti, soprattutto in questa zona qua, ma anche poi tutte le altre zone. Quindi faccio veramente un bel massaggio. Che cosa succede? Allora, questo è il cranio, questo è il cuoio capelluto. Questo è un cuoio capelluto sano. Qua sotto c'è tutta una vascolarizzazione, quindi un microcircolo che diciamo viene inibito, viene ostacolato quando il cuoio capelluto si attacca al cranio. Quindi lì sotto non circola più niente e quindi ai bulbi non arriva il nutrimento. Quindi scollando, cosa faccio? Vado a creare spazio e lì sotto si forma un flusso, un vortice incredibile, un flusso sanguigno incredibile. Quindi riprende l'ossigenazione di quella parte lì e ovviamente poi, essendo riattivato il microcircolo, va a nutrire quelli che sono i bulbi che sono impiantati dentro nel derma. Questo quindi è molto molto importante. Quindi, per quello che vi dicevo, lavora in sinergia con la tecnica, perché noi possiamo utilizzare anche un altro prodotto. Viene molto utilizzato l'olio di rosmarino che io faccio l'olio lito in casa, però devo dire la verità, preferisco questo perché ha anche potere antisettico, quindi diciamo un po' più completo, secondo me. L'olio di neem, che poi questo qua, vediamo un po'. Sì, qua c'è scritto idratante, ammorbidente, è anche antinfiammatorio ed è ricco di acido oleico e stearico. E quindi diciamo che è più completo secondo me rispetto all'olio di rosmarino, però ripeto che la tecnica è molto importante, quindi andate a scollare bene, corrugate la fronte di modo da arricciare il cuoio capelluto e andate a massaggiare molto bene e se potete farlo anche a testa in giù. Vi assicuro che questo è un trattamento che veramente funziona al di là di tutti gli altri prodotti, fiale fialette che vi vendono, che hanno dentro la chimica. Io lo utilizzo da tantissimo tempo. Quante volte lo faccio? Allora, attualmente lo faccio una volta al mese, però se avete problemi potete farlo anche una volta alla settimana, magari inizialmente, oppure almeno 2 volte al mese. Ecco, non è un trattamento da fare 2 volte al giorno. L'ideale è farlo magari prima di lavarsi i capelli, poi tenete anche su bene l'impacco, così, ripeto, andate anche a lucidare, a chiudere le squame dei capelli e quindi poi avrete anche un effetto a livello estetico. Bene, fatemi sapere se conoscevate questo metodo, se conoscevate l'olio di neem, scrivetemi qua sotto nei commenti. Mi interessa molto sapere se anche voi fate queste tecniche qua o se sono solo io la pazza scatenata che si cimenta in questi rimedi naturali. Questo comunque funziona veramente bene. Eh sì, devo dire che puzza un pochino, sa di soffritto come, però comunque non è fastidioso come odore.